Ciao a tutti, per festeggiare i nostri 10 anni, questo mese abbiamo scelto la parola, o al meglio le parole, Disruptive Technologies e abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Paola Allamano. Grazie di avermi invitata e grazie di avermi considerata in questo parterre così, così importante. E parliamo di Disruptive Technologies, una bella responsabilità. Beh sì, però noi siamo molto contenti anche perché insomma rappresenti proprio insomma quello che noi chiamiamo girls tech power, okay. Assolutamente. E quindi insomma ci piaceva, oltre alle tue competenze che adesso ci racconterai, averti qui con noi proprio per parlare di quello che poi è quello che fai tutti i giorni, tutti quindi i giorni. Creare una tecnologia, diciamo, disruptive, sì. Nel vero senso della parola, che vuole essere disruptive, che effettivamente è disruptive in un settore. Non è sempre facile appunto far crescere queste tecnologie che insomma tentano di ribaltare certe logiche, però ci stiamo provando. Allora, Paola, tu rappresenti un po' una persona che porta la sua passione poi nel lavoro, sei un ingegnere per l'ambiente e per il territorio e hai portato questa esperienza poi all'interno della tua startup che si chiama Waterview, e quindi raccontaci un po' come è nata e che cosa state facendo. Ok, beh, la mia passione per l'ambiente, per il, insomma, il tema ambientale in senso lato nasce veramente dalla mia infanzia, quando riempivo lo zaino di mio papà di pietre da esaminare poi a casa, e quindi ce l'avevo proprio nel sangue. Quindi poi ingegnere per l'ambiente e il territorio, una scelta che è venuta naturale proprio per questa passione che portavo avanti fin dall'infanzia. Portarlo in una startup è stata una scelta non del tutto consapevole, è stata abbastanza frutto del caso. Io lavoravo al Politecnico, portavo avanti un progetto di ricerca nel contesto dell'ingegneria idraulica, che è l'ingegneria dell'acqua, quella che si occupa di vedere l'acqua sotto vari punti di vista, sia come elemento di pericolosità, sia come risorsa. E sicuramente uno dei colli di bottiglia in questa scienza è quello del conoscere i fenomeni del ciclo dell'acqua, conoscerli ad un livello tale da essere compatibili con poi gli strumenti che abbiamo per poterli gestire. Quindi nell'era della digitalizzazione, conoscere un fenomeno con una maglia o comunque con una precisione molto ridotta era un collo di bottiglia importante, quindi ho deciso di provare a immaginarmela in maniera diversa. E veramente di notte ho pensato se poteva essere una buona idea cercare di rappresentare i fenomeni atmosferici, che sono poi, diciamo, l'input del ciclo idrologico e quindi di quello che poi avviene sulla Terra per quanto riguarda l'acqua. Provare a rappresentarli attraverso un'immagine, cioè provare a misurarli, a conoscerli attraverso un'immagine invece che con la strumentazione tradizionale, che, come dico, non è più così compatibile con quello che c'è poi a valle anche nella gestione. E ho pensato, ma chissà se con una fotografia, un flusso video, un'immagine si possa effettivamente misurare o capire, captare quello che sta accadendo, per avere molti più occhi sul fenomeno e saperlo riconoscere in tempo reale, eccetera eccetera. E questa cosa si può abbastanza fare, l'abbiamo fatta in Waterview, abbiamo creato di fatto questa soluzione software diciamo opportunistica, che quindi usa strumenti di visione come le telecamere di videosorveglianza, quelle che leggono le targhe o che danno le multe, le rendiamo un po' più simpatiche aggiungendo questo strato software che consente alla telecamera di capire cosa sta succedendo di fronte a lei in termini di fenomeni atmosferici, quindi se piove, se c'è neve, se questi fenomeni stanno in qualche modo impattando il contesto che stanno videosorvegliando. E questo consente di mettere nelle mani di qualcuno che gestisce un'infrastruttura, per esempio, uno strumento decisionale decisamente potente, perché invece che avere un punto di vista ogni tanto, ha un punto di vista estremamente capillare su un fenomeno che può essere disruptive sulla infrastruttura, e quindi consentirgli di prendere decisioni tempestive o di anticipare decisioni con tutta un'altra consapevolezza. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare in Waterview. E quindi l'innovazione, oltre che ovviamente utilizzare le immagini, utilizzare anche degli strumenti che vengono utilizzati, esatto, per altro,
una sorta di economia circolare Sì, alla del fine è dato. sostenibile, è un vero progetto sostenibile questo, Esatto. perché riutilizza proprio strumenti che... E tra l'altro leggevo che vengono utilizzate le scie nelle immagini Esatto. create proprio dalle gocce, ad esempio, Ad dai fiocchi di esempio. neve che scendono. Sì, noi nell'immagine quasi sempre un fenomeno lascia una striscia luminosa, una pioggia, la neve. La neve è molto evidente anche quando facciamo le foto per strada. È bellissimo fotografare la neve poi contro un lampione, è fantastico. E quindi effettivamente queste scie sono quantificabili, sono contabili e sono poi figlie di come la telecamera sta funzionando in quel momento, no? Come sta acquisendo la fotografia. E quindi possono diventare effettivamente qualcosa di quantitativo che può dire cosa sta accadendo e quanto è severo quel fenomeno e innescare poi una catena decisionale sulla base della severità del fenomeno. Però si parte da lì, dalla striscetta luminosa che viene, diciamo, estratta dall'immagine, da questo algoritmo che ci siamo inventati, che è un misto di computer vision e artificial Intelligenza, intelligence, certo. ancora è un mix perché tiene conto in parte anche della fisica del fenomeno, quindi c'è anche un po' di computer vision tradizionale, e da lì appunto si arriva o a una misura oppure a una detection del fenomeno e poi si compone un quadro, perché di fatto la singola telecamera è un punto che però collabora a rete con tutte le telecamere della rete, poi lì che in qualche modo sta l'importanza, Certo, anche costruire sulla un quadro, quantità e sulla esatto, costruire un distribuzione, quadro anche esempio. perché ormai questi fenomeni sono anche particolari, nel senso che all'interno di una città, magari nello stesso momento, si verificano in posti diversi con anche... Esatto. Sì, sono, diciamo, sicuramente sempre più locali o comunque il fenomeno intenso di per sé è locale, perché la cella convettiva temporalesca è sempre stata locale. Il fatto che adesso le intensità possano essere estremamente severe, anche come conseguenza del cambiamento climatico, che sta in quel modo diciamo, rendendo più intensi questi fenomeni, e comunque all'interfaccia con un uso del suolo sempre più intenso, quindi effettivamente c'è un'interfaccia con un suolo che magari non è in grado di assorbire o di reagire. Fa sì che questi fenomeni siano locali e possono avere degli effetti estremamente importanti, per cui lì e proprio lì, se c'è uno strumento, effettivamente consente di essere tempestivi nella reazione. Quindi non solo nella reazione, ma anche nella prevenzione e poi nell'analisi successiva di Nella tutto quello che... prevenzione, allora noi siamo tempo reale, però questo è un po' più difficile da raccontare, ma ci provo. Noi siamo tempo reale, ma addomestichiamo telecamere che stanno su grandi infrastrutture lineari, una fra tutte le strade. Quindi noi siamo, diciamo, siamo il sistema di monitoraggio meteorologico delle strade pubbliche italiane. Quindi, e quindi in qualche modo c'è un anticipo, perché nello spazio anche l'utente finale, avvicinandosi ad una tratta magari interessata da un certo tipo di fenomeno, sa in anticipo quello che potrà accadere. Oltre a ovviamente avere una storicizzazione del Sì, dato, quindi fornire dati per esatto, per sapere prevedere. che dopo un tot di nevicate quell'asfalto sarà rovinato, cose di questo tipo. Paola, tu arrivi dal mondo della ricerca accademica. Per fare un prodotto disruptive, la ricerca è chiaramente un fattore essenziale. Che differenza c'è fra la ricerca accademica e la ricerca che viene invece fatta, ad esempio, nella tua startup per poter progredire col prodotto e raggiungere gli obiettivi, invece che non sono solo più accademici, ma sono anche di fatturato, di business, eccetera? Certo. Sì, io vengo dalla ricerca accademica, quindi come prima dottoranda, poi ricercatrice del Politecnico, così come i miei soci fondatori, quindi noi abbiamo questo nucleo fondatore che viene dal mondo della ricerca. E quindi la ricerca accademica sicuramente è un elemento fondante di una startup che insomma, la tecnologia sotto deve essere robusta, deve avere dei fondamenti importanti e non avremmo potuto fare altrimenti che non partire da lì, proprio perché ci vuole un connubio di varie competenze di dominio, tecnologiche, eccetera, eccetera.
Sicuramente la differenza però tra la ricerca accademica e quella aziendale è abissale. E lo dice insomma, io non pretendo di rappresentare tutte le aziende. Un'azienda che è spin-off del Politecnico di Torino è comunque un'azienda prossima alla ricerca Certo. accademica. Quindi se lo dico io, non so, forse pensa agli altri. È abissale perché, vabbè, innanzitutto perché la ricerca accademica si può permettere anche la ricerca del bello, no? Quindi la ricerca dell'eleganza o della soluzione che magari potrà essere portata a terra tra 20 anni, non lo so. E quindi effettivamente anche noi siamo partiti da una ricerca che era molto bella, molto elegante, perché addirittura appunto avevamo delle performance eccezionali, ma non, il compromesso col prodotto non esisteva. Non si scende a compromessi. E funzionava estremamente bene su una telecamera che non esiste. E quindi poi quando si passa al mercato, al prodotto, a cercare di avere appunto un fatturato, no? Bisogna fare ricerca con delle condizioni al contorno estremamente più stringenti e deve essere realizzabile quella cosa. E quindi adesso la ricerca chiaramente da noi investiamo tantissimo in ricerca e sviluppo ancora, ma lo facciamo all'interfaccia con le esigenze del cliente, con le infrastrutture che sono disponibili oggi, con i dispositivi che sono disponibili oggi o al più tra 2, 3 anni, però non possiamo andare tanto oltre quello. E lo facciamo anche insomma, in maniera market driven, no? Quindi lo si fa opportunisticamente, andando nella direzione che il mercato richiede. Quindi la ricerca del bello, diciamo che purtroppo la si abbandona un po', ce la si permette magari in certe situazioni, magari su certi tipi di progetti in cui si vuole fare un po' più di qualcosa di un po' più sognatore, però in generale si scende un po' di più insomma, si portano a terra le cose in un'altra maniera, il che è Certo. molto bello però, molto divertente. Certo. E poi tra l'altro questo che tra virgolette è un po' meno sognatore, il fatto di poi dover giustamente portare avanti un'azienda, è però mitigato dal fatto che, mitigato ovviamente tra virgolette, che comunque l'argomento che voi trattate riguarda effettivamente la sostenibilità. Assolutamente sì, riguarda la sostenibilità, riguarda appunto l'ambiente, è una tecnologia che noi definiamo, sta nell'ambito dell'adattamento, delle tecnologie per l'adattamento al cambiamento climatico. Quindi se sostenibilità appunto è un termine, o lo sviluppo sostenibile è un termine che può Certo. avere varie declinazioni. C'è chi mitiga, c'è chi appunto ottimizza l'uso delle risorse. Noi siamo in un settore che è quello dell'adattamento, quindi siamo quelli, in una partita di calcio siamo quelli che giocano in difesa noi, no? Quindi ammesso che un attacco ci sarà, o comunque una variazione delle condizioni ci sarà, un peggioramento della situazione ci sarà. Siamo tra quelli che cercano di parare i colpi, quindi ci poniamo di un incremento sappiamo che climaticamente qualcosa andrà peggiorando, siamo tra quelle tecnologie che difendono, che consentono una gestione di questo cambiamento controllato, per cui in questo senso ci poniamo nell'ambito del Certo. sostenibile, oltre ovviamente a proporre una tecnologia che renda, innanzitutto una tecnologia che... Se lo sviluppo sostenibile è quello di avere appunto di garantire una vita equa e un utilizzo giusto delle risorse alla nostra generazione e alle prossime, ovviamente siamo nell'ambito delle tecnologie che rispettano il patto generazionale, no? Quindi cerchiamo Certo. appunto di non sprecare e andare nella direzione di ottimizzare l'uso anche delle infrastrutture. E poi le tecnologie alla fine creano posti di lavoro, creano aziende, anche questo va nella direzione di consentire una vita equa, giusta e sostenibile agli esseri umani, per cui la Quindi sostenibilità è anche questo. tecnologia e innovazione sono proprio necessari Sono per andare necessari. poi a effettivamente a raggiungere questo tipo di approccio totale, quindi attenzione verso l'ambiente, attenzione verso la La sostenibilità. disruptive technologies, o comunque la tecnologia che cambia il paradigma, che in qualche modo cerca di risolvere in un modo nuovo, totalmente nuovo, un problema vecchio o esistente, e non possiamo scamparla, dobbiamo trovarla per
per far sì che nei prossimi 50-100 anni non roviniamo il mondo in cui stiamo esistendo. Adesso non voglio fare l'attivista, però certo. L'Europa carbon neutral nel 2050 è un bell'obiettivo. Il mondo carbon neutral entro il 2050, quindi anche con i paesi in forte sviluppo, che quindi hanno un'impronta importante, è un obiettivo enorme e deve passare da una tecnologia, da un'innovazione. Questa cosa è un must, quindi dobbiamo in qualche modo farlo attraverso la tecnologia. Paola, allora tu rappresenti, come dicevamo prima, una donna in un ambiente, quello STEM, che è a maggioranza rappresentato da uomini, anche nelle posizioni, diciamo, di potere. Quindi tu sei una donna invece CEO di una startup che sta funzionando, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e gli investitori hanno creduto in voi, quindi insomma una startup che funziona. E come vedi il ruolo delle donne nel contesto STEM? Pensi che ci possano essere tante Paola alla mano? Vorresti che ci fossero? Ce ne sono, però ovviamente come la vedi questa cosa? Ma allora, sicuramente è un contesto molto maschile quello della tecnologia, del mondo STEM, ma credo che le donne abbiano molto da dare nel contesto, nelle imprese, nel mondo aziendale, perché effettivamente la capacità delle donne di gestire situazioni complesse, prendendole da punti di vista diversi, di spendere anche quella componente empatica in più di comprensione delle situazioni, che è più femminile che maschile, senza nulla voler togliere, e credo che sia di enorme importanza nel contesto aziendale, che a Waterview è una delle cose che è servita molto. Racconto sempre un pochettino come aneddoto la nostra presentazione al primo network di investitori che ha creduto in Waterview. E non dico che sia stato solo quello, però sicuramente quando uno fa questo pitch di fronte agli investitori, in cui insomma, sì, se poi ci parla l'alzata di mano, si decide se vivere o morire, la prima cosa che è successa è stata che praticamente proiettavano alle mie spalle la presentazione sbagliata. Ma com'è, come non è, ma la chiavetta, ce l'ho qua sulla chiavetta, te la passo, insomma. Sta di fatto che io mi sono messa a armeggiare nella mia borsetta, che come tale era un disastro. La mia bambina aveva 2 anni allora, e ho tirato fuori i calzini, i calzerotti, quelli antiscivolo dell'asilo, poi mi trovo la chiavetta. E la gestione di questo momento credo che abbia rotto il ghiaccio, è stato uno degli elementi fondamentali del successo in quella serata. Ciò detto, le donne hanno questa parte, che è sicuramente una forza. Quello che ho dovuto superare invece da donna, che credo che sia una delle nostre più grosse maledizioni, è quello di voler sempre essere perfette. Quindi la ricerca della perfezione, l'incapacità di rilasciare qualcosa subperfetto, è uno dei limiti delle donne, perché un uomo si fa molti meno problemi a rilasciare una cosa un po' più raffazzonata, e invece noi no, dobbiamo sempre essere perfetti o niente. E nel mondo dell'impresa si dice better done than perfect, no? Meglio fatto che perfetto. Rilascia questa cosa, falla funzionare all'80% e poi la migliorerai. Se le donne venissero a patti con questa cosa, sapessero venire a patti con questa cosa, secondo me sarebbero veramente le CEO ideali del prossimo futuro. Sì. E, un altro aspetto di cui si parla proprio in questo periodo in maniera importante è riguarda proprio la diversità e l'accettazione della diversità, non solo di genere, ma in generale culturale, religiosa, eccetera. Anche all'interno delle aziende tu pensi che questa diversità possa essere fondamentale, anche nella creazione di un prodotto che diventi poi un prodotto disruptive, che ovviamente deve tener conto della... Assolutamente, diversità. Sì, l'approccio culturale diverso è qualcosa che non può che arricchire poi alla fine l'oggetto finale che si crea. Noi, Waterview non è, ovviamente siamo un'azienda ancora piccola, integra componenti diverse, statisticamente la diversità non è così elevata perché si parla da un nucleo molto, molto piccolo, no? Però ci definiamo una startup italo-turca, perché abbiamo su 8 persone 2 sono turchi. E questa cosa effettivamente, anche il loro punto di vista diverso, il modo di porsi a un cliente in modo diverso, il modo di vedere
lo sviluppo, comunque le tempistiche scandite in maniera diversa, è sicuramente un valore per Waterloo. Poi è chiaro che poi crescendo uno può integrare tante altre componenti, però avere già da subito avere due anime porta anche a essere autocritici in maniera più consapevole, una cosa è sicuramente arricchente ed è un valore da preservare. Poi uno dei vostri obiettivi è anche l'internazionalizzazione, che quindi ovviamente ti pone davanti una serie di sfide anche culturali. Lì è davvero complicato, lì davvero noi poi ci stiamo muovendo a livello europeo e poi stiamo cercando di gettare qualche amo verso la lontana Cina. E lì davvero si parla di mediazione culturale. Sì. Lì davvero si parla di mediazione culturale. Ai tavoli non si parla solo di prodotti e tecnologie, ma si parla di dinamiche comportamentali completamente diverse. E infatti abbiamo un mediatore culturale, perché non è solo questione di lingua, ma, certo. Ma insomma è effettivamente una cosa che richiede un'integrazione culturale. Quindi sì, l'internazionalizzazione passa poi attraverso dei connettori che devono colmare questo gap in qualche maniera, nel modo più smussato possibile, perché è complesso effettivamente interloquire con il mondo partendo da qua. Senti, adesso ti faccio la domanda più difficile che facciamo a tutti, quindi sei... No. Allora, davanti... Non abbiamo una sfera di cristallo, ma vogliamo immaginarci un po' come sarà il nostro futuro. Quindi tu cosa vedi tra 10 anni nel mondo delle tecnologie emergenti, disruptive, delle tecnologie fra 10 anni? Che cosa ci sarà nel mondo, secondo te? Ma allora, wow, che domanda! Una domanda non facile, no. Tutti hanno avuto i loro... Okay. Dubbi nella risposta. 5, 4, 3, ok. Ma allora, senza non ambisco a rispondere su tutta la tecnologia, ma provo a tagliarla sulle tecnologie per l'ambiente, certo. Che sono il contesto in cui cerco di essere, cioè, insomma, essere un po' meno, insomma, dire cose un po' più sensate. E la tecnologia nel contesto ambientale della sostenibilità, riprendo un po' quello che dicevo prima, deve per forza, necessariamente e con urgenza rivolgersi agli obiettivi che ci siamo dati in termini di contrasto al cambiamento climatico, insomma, efficientamento energetico, il tutto mirato a contenere il trend che stiamo vivendo, appunto, che porterebbe ad uno scenario altrimenti inaccettabile e invivibile, porterebbe a infrangere il patto con i nostri figli e di consegnargli un mondo accettabile. Quindi credo che la tecnologia la nostra parte si debba fare in quel settore. Quindi vedo tre grandi filoni per quanto riguarda questo settore, che insomma il filone della tecnologia che deve condurre ad un utilizzo più sensato delle risorse, quindi un utilizzo delle risorse del pianeta più ottimizzato, e quindi tutto quello che ha a vedere con l'efficientamento e sull'uso della risorsa in modo controllato. Le tecnologie per la riduzione delle emissioni, appunto che puntano al pareggio, quindi a questa carbon neutrality, al pareggio tra quanto emetto e quanto assorbo, quanto cerco di in qualche modo assorbire, quindi i carbon sink, quindi le tecnologie per la riduzione delle emissioni e quindi tutto quel settore. E poi le tecnologie come la nostra che stanno, come dicevo prima, nella retrovia e che consentiranno ai nostri figli di convivere con un mondo leggermente cambiato. Quindi dobbiamo trovare la via per consegnargli un mondo non troppo cambiato e degli strumenti per gestire questo cambiamento. Quindi la tecnologia nel settore ambientale deve necessariamente trovare risposte rapide in questo settore. Obiettivo più 10, più 20, più 30 anni, consapevoli che oltre questo lasso di tempo si arriva nell'irreversibilità. Quindi c'è un momento in cui questa cosa non sarà più reversibile, il trend non sarà più controllabile. Quindi credo che l'urgenza, la grande ondata che dobbiamo in qualche modo contrastare, che la tecnologia debba contrastare, sia questa.
L'abbiamo visto succedere col Covid, la scienza si è messa in opera e ha trovato delle risposte, bisogna fare altrettanto in questo, nel settore dell'ambiente e del clima. Quindi passerà sicuramente attraverso questi canali il nostro futuro. La mia visione è questa, che per avere un futuro anche nel resto si debba passare attraverso questa strettoia e quindi si debba trovare le soluzioni, gli strumenti per arrivare a consegnare un pianeta vivibile alle prossime generazioni, quindi rispettare il patto generazionale con i nostri figli. Beh, io ti ringrazio Paola e ti auguro veramente il meglio e auguro alla tua startup nuove tecnologie sempre più disruptive in modo che voi possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi e tutti i tuoi sogni e quelli dei tuoi. Speriamo che sia possibile, ci stiamo provando intensamente, quindi grazie, raccolgo l'augurio anche da parte dei miei colleghi con estremo piacere. Grazie mille. Grazie a voi l'invito. Bene, abbiamo terminato anche oggi la nostra intervista, torneremo con altre parole e altri argomenti interessanti nei prossimi mesi e quindi vi chiediamo di continuare a seguirci per festeggiare i 10 anni di Sinestesia. Grazie a tutti.